schiacciato da un mezzo della ditta per cui lavorava, guidato da un collega, durante un intervento di manutenzione programmata della pista dell'aeroporto. È morto così Alfredo Morgese, 52 anni, sull'asfalto del Marconi di Bologna alle 3 di notte. L'area non è stata sequestrata, solo delimitata da coni bianchi e rossi, e i voli alla luce del giorno sono ripresi regolarmente. La vittima era un operaio esperto del gruppo Frantoio Fondovalle con sede a Marano sul Panaro, nel Modenese, lo stesso paese in cui abitava Morgese, sposato, padre di 3 figlie e nonno. Una famiglia bellissima, conosciuta in paese, a cui tutti vogliono molto bene e a cui tutti noi dobbiamo stare vicino in questo tragico momento. La società che gestisce l'aeroporto, oltre ad esprimere dolore e vicinanza alla famiglia e ai colleghi, assicura che fornirà la più ampia collaborazione alle autorità per fare luce sull'accaduto. Le indagini, dopo i primi rilievi della Polaria, sono condotte dall'Ispettorato del Lavoro. 2 anni fa un altro operaio della stessa azienda era morto in circostanze simili, travolto da una ruspa in un cantiere sull'autostrada A15 nel Parmense. CGIL, CISL e UIL di Bologna hanno proclamato per lunedì 18 settembre uno sciopero di 4 ore di tutto il sito aeroportuale e del settore dell'edilizia e per 2 ore sciopero di tutti i settori pubblici e privati in concomitanza con una manifestazione prevista in aeroporto alle 10 perché questo ennesimo infortunio mortale sul lavoro è una ferita per tutta la città, sottolineano i sindacati. Occorre l'impegno di tutti affinché questa piaga cessi, commenta il sindaco di Bologna Matteo Lepore, con maggiori investimenti. Temi all'attenzione del nuovo tavolo metropolitano per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si riunirà per la prima volta il 3 ottobre. C'è ancora tanto da fare, il fatto che non riusciamo ad abbattere, a portare a zero il numero degli incidenti sul lavoro nel nostro territorio nella tragica prova.